che sono vero, quando mi alzo la mattina e sono vero. Se poi ti dico che non l'amo, son sincero, dovrei sentirmi in colpa con il mondo intero. Se dici che non ho aiutato l'uomo nero, non acquistando quel CD che non è vero, ma chi aiutami acquistando il mio CD, che non è contraffatto come quello lì. Te lo ripeto, sono vero, non come Veronica che tromba il mondo intero. Che hai detto? Poi se qualcuno le va a dire che è una troia, si incazza pure, gli augura che presto muoia. Vorrei vedere quelli del Grande Fratello, siete stati a lavorare con mio padre ad Orbetello. Mio padre che alle 5 del mattino ha sempre fretta e beve solo un cappuccino. Veloce dai, paga le rate per avere l'auto nuova e per 30 anni non ha mai dato una sola ai suoi colleghi. Anzi, prende lui il bidone quando lo mettono in cassa integrazione. E se lì in fabbrica lui viene nominato, è solamente perché l'hanno licenziato. E quando torna a casa lui non fa una piega, non avrà poi un contratto per la discoteca, magari. E poi mia madre non accenderà la miccia, perché non gli ha mai chiesto in dono una pelliccia. E neanche io chiedevo sempre il motorino, mai. Perché il buon soldo, sai, si vede dal mattino. Va, te lo compri il motorino. Poi devi andare a lavorare. Vai a lavorare. Poi ho 16 anni. Quando lavori, ti compri il motorino. E allora vado a piedi, che è meglio. Io sono vero, vero, vero. Quando ti dico queste cose sono vero, perché il GF mi sta sempre un po' sul cazzo. Anche a me. Perché quei concorrenti vanno sempre tutti a razzo. Veloci. A fare sempre una miriade di provini, in modo che avranno tanti bei soldini. Ci piace. Dritti in tasca, senza andare a lavorare. Chi se ne frega se in TV non si può bestemmiare. Chi se ne frega se i bambini sono in fila. Noi ci baciamo, siamo due donne del 2000, oh vabbè. Io invece io quando esco poi la sposerò. Bravo. Chi se ne frega se non l'amo neanche un po'. E sei Giorgio. Se dico due cazzate faccio un bel ascolto. E quando esco il mio impresario mi dà molto. Da te. Invece io per fare un demo come questo, well, ciccio, non c'ho 3000 euro e quindi non riesco. Sono 3000, eh. Io sono vero, vero, vero. 40 euro e canto al pub, sono sincero. È una piadina. E se poi canto in una città vicina, ne spendo 10 solamente di benzina. Mamma mia. Ma se mi prendono gli amici di Maria, state buoni, vinco Sanremo, non è mica una follia. Basta che tiro fuori solo un po' di voce e la vittoria me la gioco a testa o croce. Beh, pensa, 3 mesi fa facevo il cameriere. Ma dai. E adesso 30.000 euro per 2 sere. Per cantare? Soltanto perché io ho X Factor, davvero. E adesso voglio che lo sappia il mondo intero. E se mi voteranno con il televoto, io passo sopra tutti e divento noto, vincendo il festival da solo a Sanremo. O con gli amici, guarda, mica sono scemo. Tutti i luoghi in tutti i lati. E poi mi insulta Fabri Fibra e Marcio Mondo, che quando rappano sono veri nel profondo. Sai, sti genitori contro di loro fanno tutti i bacchettoni. Eh sì. E ai propri figli vanno a rompere i coglioni. Signora, dica. Mia figlia canta veramente niente male. Davvero? Cantava in chiesa, in matrimonio e un funerale. E io mi tocco. Ma se stavolta se ne accorge che odio amori, cambiamo di rendita, viviamo negli allori. Ma Fabri Fibra e Mondo Marcio hanno ragione, fra, quando ci parlano di ste merde di persone. Perché sti padri, se li seguissero davvero sti ragazzi, beh, capirebbero che in mezzo a 1000 mazzi solo una carta è davvero fortunata. E non sempre. Che per la musica non basta una cantata, un bel insulto in casa del Grande Fratello. Bisogna proprio farsi il culo, amico bello. Bisogna sudar sangue sulle 7 note, far le nottate e resti sempre a mani vuote. Sacrificare amori, a volte anche i distugi, per guadagnarsi sti 2 euro a piedi nudi. E non è detto che alla fine arriverai. Se non gli piace, sai quanti anni piangerai. E ti ritroverai a suonare in un campeggio, dicendo, beh, poteva andarmi anche peggio. Io tanti anni a cercare un posto buono, un'osi vera, o meglio, l'isola felice. Che non c'è. La mia ragazza non ha fatto mai l'attrice. Mai. Va a lavorare, fa soltanto la commessa. La voglio far contenta, vinco la scommessa, senza abbassarmi a false raccomandazioni. E adesso smetto anche di rompere i coglioni. Hai detto baglioni o coglioni? Ma ti regalo altre due piccole emozioni. Ascolta un attimo, lo dice sto furbone, furbone, che sta parlandoti da solo, qui davanti. Ad inseguire le illusioni siamo in tanti, e a realizzare i propri sogni sempre meno, sempre meno. Ti basterà guardare tutti a testa alta, già, e ad essere sempre più te stessa senza freno. Anche se non avrai mai soldi di Del Piero, dell'uccellino, è meglio nella vita fare l'uomo vero. Ed ora che ti sei ascoltato questo pezzo, ti ho detto tutto per 5 minuti e mezzo. Facciamo finta che abbiamo solo un po' scherzato, che in fondo stavo solamente un po' incazzato. Ma tutto quello che ti ho detto è roba vera. Succede tutto questo da mattina a sera. E se ti sei sentito un poco sotto tiro, è tutto vero. Non sentirti preso in giro.